Bentrovati al consueto appuntamento con Replay. Ripercorriamo i fatti più importanti del giorno che il TG ci ha proposto per vedere quali spunti meritano un approfondimento, una riflessione e anche una ricerca oltre la notizia. La realtà di Vittoria è sempre in evidenza perché la lettera appello dei sacerdoti, tutti i sacerdoti di Vittoria e il consiglio pastorale cittadino, ha avuto l'effetto di un sasso buttato nello stagno che ha provocato delle reazioni. Perché nei mesi precedenti la sensazione diffusa, che era stata anche specificamente denunciata, era quasi di una città poiché sbandata, poiché disorientata, poiché accusava il colpo, una città muta dove il dibattito si era spezzato, perché spentosi il dibattito tra le forze politiche, dopo le scintille iniziali di prammatica rispetto alla vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale, in effetti poi sono mancati i corpi sociali, i gruppi sociali, rappresentanze varie, i cittadini semplici che in qualche modo cercassero di capire in quale condizione effettiva si trovasse la città, al di là dello schema iniziale, uno scioglimento giusto perché evidentemente la mafia aveva impedito, o comunque le infiltrazioni criminali avevano impedito agli organi democraticamente eletti di poter autodeterminarsi nelle scelte, o al contrario tutto infondato, tutto strumentale, non c'è nulla, la mafia non ha minimamente messo piede nel comune e quindi sostanzialmente questa contrapposizione nell'ambito di qualche giorno ha esaurito il dibattito. Rispetto a questo la città era sembrata silente. La presa di posizione dei sacerdoti ha riaperto il dibattito. Intanto la notizia l'abbiamo sentito. È quella di un incontro che i sacerdoti avranno con i commissari prefettizi, i quali hanno raccolto l'appello, promuovendo subito questo momento d'incontro, e vedremo quale sarà il contenuto, quale lo sviluppo e se cambierà il corso delle cose proprio rispetto al rischio che altrimenti la città veramente si manterrà spenta e non avrà la possibilità di esprimere tutte le energie di cui è capace, così come appunto lamentavano i sacerdoti. Ma c'è anche un dibattito da questo punto di vista che cresce, perché ci sono reazioni non solo positive alla presa di posizione dei sacerdoti, ce ne sono anche di critiche, perché quando appunto l'elemento centrale della lettera appello dei sacerdoti è che lo scioglimento ha delegittimato la città e quindi ha avuto una serie di contraccolpi negativi, ai sacerdoti viene chiesto: ma invece non è che la città non sia stata delegittimata dalla mafia, dalla criminalità, da tutte le pessime prove che comunque c'erano state in precedenza? E rispetto a questo, i sacerdoti dove erano? Perché non hanno mai speso una parola? Sono i termini del dibattito che anche i servizi del telegiornale ci hanno prospettato, in una giornata nella quale diventa sempre più frequente doversi occupare della situazione dell'aeroporto di Gomiso, in questo caso non sotto il profilo della gestione dell'aeroporto in quanto tale, ne abbiamo già parlato, il percorso è in atto, non ci sono grandi novità in questo momento, ma c'è questa grande prospettiva che si presenta come una opportunità per il territorio dell'intera area che fu della base missilistica, oggi nella disponibilità totale del comune di Gomiso. 75 ettari in più sono gli ultimi appunto che sono affluiti e che un tempo furono delle forze armate statunitensi e su cui si possono localizzare progetti importanti. Quindi sono cominciati i primi sopralluoghi, li abbiamo visti e vedremo quale risultato porteranno. Nella cronaca, a parte alcuni fatti di cronaca locale, arresti per droga che abbiamo visto, rispetto a cui è da segnalare comunque la collaborazione importante dei cittadini e anzi la segnalazione stessa dei cittadini che ha dato il là a Modica alla operazione della polizia, c'è la vicenda dell'ultima inchiesta di mafia che svela il nuovo volto della mafia, quella che era subentrata nel tempo al declino e all'uscita di scena prima di Riina e poi di Provenzano, perché adesso si capisce quale sia la realtà della mafia. Certo, lo si capisce sempre con molto ritardo rispetto al momento in cui queste cose accadono, perché ovviamente le indagini sono difficili e del resto senza la collaborazione di pentiti non ci sono indagini che possono dare frutti importanti da questo punto di vista. Questi sono alcuni dei temi più rilevanti della giornata di oggi, ce ne sono tanti altri, da questo allarme scattato a Vittoria per il taglio dell'albero dedicato a Giovanni Falcone, a questa iniziativa appunto sulla qualità alimentare e sulla valorizzazione del territorio a Scoglitti, ma nel dettaglio potremo vederlo fra un minuto.
Il titolo avrebbe dovuto essere Sacerdoti contro commissari o, al contrario, sacerdoti e commissari insieme. Dopo la lettera appello, in effetti, il percorso è del secondo tipo, perché i commissari prefettizi che amministrano il comune, un ex poliziotto con il titolo di prefetto, un viceprefetto e un funzionario di prefettura... Abbiamo visto il volto di Mario Cascone, che è un parroco di frontiera a Vittoria, quindi un esponente della comunità ecclesiale cittadina, ma parroco proprio di frontiera perché è nella parrocchia che sta vicina a Piazza Manin, in cui quindi ricade uno dei luoghi più difficili anche per il problema del rischio ordine pubblico, del rischio legalità, ma anche del rischio esclusione sociale. Ebbene, come dicevamo nell'introduzione, adesso si è aperto il dibattito, perché la lettera appello dei sacerdoti è stata raccolta dai commissari, mercoledì alle 12 è l'incontro, vedremo quello che ne sortirà, ma intanto il contenuto della lettera dei sacerdoti divide la città, perché c'è una parte che si riconosce totalmente in queste argomentazioni, quindi lo scioglimento, una delegittimazione, anche se i sacerdoti non sono entrati nel merito della fondatezza o meno delle ragioni che hanno portato allo scioglimento, ma comunque delegittimazione. Comunque effetto criminalizzante, effetto generalizzante, così appunto la città rischia di essere travolta tutta in questa onda di sfiducia e di scetticismo. Appello ai commissari a non essere sospettosi rispetto alla città, rispetto a questo pregiudizio dello scioglimento, o ad avere fiducia, perché altrimenti l'effetto sarebbe negativo. Motivazione per esempio condivisa dall'ex consigliere comunale Scuderi, che è intervenuto sulla vicenda, ma non per esempio dal blogger Giorgio Stracquadanio, il quale fa sentire molto spesso la sua voce sui problemi della città, e questa volta dice ai sacerdoti: ma a delegittimare la città non è stato lo scioglimento, ma proprio tutto ciò che è accaduto prima e che rappresenta la causa dello scioglimento. E inoltre, ma perché in quella fase la Chiesa non ha mai parlato, non ha mai sentito il bisogno di dire nulla contro quei fatti che pure la città vedeva e che in parte o in tutto, al di là della differenza di valutazione che se ne possono fare, hanno proprio determinato questo effetto delegittimante dello scioglimento? E poi c'è anche un'analisi da parte di Giorgio Stracquadanio, il quale dice: la verità è che noi, parla a nome suo, a nome, come dire, dei gruppi sociali, politici e culturali che rappresenta, abbiamo fatto tante volte appello alla comunità anche ecclesiale, perché, lui lo dice da credente quale sono, potesse appunto impegnarci di più, però la risposta è sempre stata l'arroccamento, cioè la chiusura, l'ignorare questi appelli, perché la verità, ha detto, la Chiesa preferisce avere le chiese piene di fedeli, anche senza fedeli privi di senza fedeli, come dire, dotati di responsabilità sociale. E quindi c'è una critica molto forte, il dibattito è aperto, ma è molto importante, perché rispetto a questo apparente silenzio, quindi semmai ci fosse stato era sotto traccia prima il dibattito, adesso invece è vivo e forte e può essere solo foriero di sviluppi produttivi, a cominciare intanto da quello che si diranno i sacerdoti e i commissari. Lo scopriremo mercoledì. L'incidente parlamentare d'agosto, una doccia gelata sul progetto, sembra ormai un ricordo. La metropolitana di superficie a Ragusa si farà, perché comunque a metterci soldi ci sarebbe la Regione. Pronti 30 milioni di euro. Progetto da definire nella sua versione esecutiva entro l'estate. A fine anno potrebbero partire i lavori. Le immagini ci riportano ai primi di agosto, al caldo torrido di quei giorni, che però subì una doccia gelata, perché proprio il giorno dopo di questa situazione, oggetto della documentazione filmata con la stipula della convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana, la Regione Siciliana e il Comune di Ragusa, accadde proprio che per un incidente parlamentare alla Camera, incidente ma in effetti fu una scelta deliberata da parte della maggioranza di approvare un emendamento, ci fu il taglio di gran parte dei fondi che erano destinati alla riqualificazione delle periferie nell'ambito di una lunga serie di progetti, e tra questi c'era anche quello della metropolitana una superficie, che in un istante, dall'oggi al domani, quindi si trovò senza le risorse. Poi però, dopo lo sbandamento di qualche giorno, il problema è stato rimesso nei binari normali, perché comunque la Regione ha subito dato la propria disponibilità
a mettere i finanziamenti fino al tempo in cui eventualmente non fossero anche arrivate le risorse da parte dello Stato, perché in questo caso pare si sia trattato di un differimento temporale. Quindi il progetto è tornato in pista, anzi ha avuto anche una sua accelerazione, al punto che si parla di una definizione della versione esecutiva già entro l'estate, in modo tale che il cantiere possa aprirsi prima della fine dell'anno. Dentro questo contesto c'è anche questa richiesta del sindaco Cassì, in questo caso alla regione che metterà i soldi, affinché possa ampliarsi anche il numero delle fermate per espandere la fruizione dell'opera, che è un'opera molto importante. Per cui il comune di Ragusa punta, nella gestione attuale dell'amministrazione Cassì, ad acquisire lo scalo merci. È un'area che potrà essere riqualificata opportunamente, ad avere una sua centralità direzionale nell'ambito dello spazio cittadino. Quindi si pensa ad una fermata lì, ma già c'era stato un ampliamento del numero delle fermate, poi vedremo quale sarà la versione definitiva, perché l'area industriale, con tutti i problemi ovviamente che sono stati anche lamentati dagli imprenditori per il degrado, potrebbe ospitare una fermata utile da questo punto di vista per un raggiungimento celere. Poi c'è anche da definire e ottimizzare, rispetto alla fermata già prevista a Punta Razzi, anche la possibilità di un collegamento rapido dalla fermata che sarà rispetto al complesso dell'ospedale nuovo di Ragusa Giovanni Paolo II. Quindi è un progetto che sta facendo registrare, cioè, gli ultimi adattamenti, e se non ci saranno anche in questo caso docce gelate ulteriori, ma sarebbero docce gelate di gennaio, non d'agosto come lo scorso anno, questo progetto, la cui prima idea risale addirittura al 1995, alla prima amministrazione comunale con elezione diretta da parte della città, allora sindaco era Giorgio Chesseri, quest'idea poi lentamente nel tempo ha avuto una lunga gestazione, nella fase progettuale è entrata soltanto con molto ritardo e adesso sembra addirittura d'arrivo, ovviamente incidenti permettendo. Il trasferimento della proprietà dello Stato italiano attraverso il Ministero della Difesa alla Regione Sicilia e al Comune di Comiso, all'intera area che fu al servizio della base missilistica di Comiso, ha innescato un percorso di iniziative e adempimenti che in breve dovrebbero portare alle valutazioni delle migliori destinazioni possibili dell'area. 85 ettari, un tempo appartenuti alle... Queste sono le immagini della cerimonia svoltasi il 17 gennaio per il trasferimento dell'area ex USAF dal Ministero della Difesa alla Regione Siciliana e quindi al Comune di Comiso. 85 ettari che erano gran parte dell'intera area che fu pertinenza della base missilistica di Comiso, che adesso torna nella totale disponibilità degli usi civili e quindi del Comune di Comiso. È un fatto molto importante su cui adesso si stanno inserendo le prime iniziative, ancora timidamente, perché ovviamente è un lavoro molto difficile, complesso e lungo da fare, però prima si parte meglio. C'è stato un sopralluogo, peraltro neanche preannunciato, al punto che non c'è una documentazione visiva di questo sopralluogo, proprio per il primo rilievo della situazione e capire come procedere anche per un percorso complessivo che ovviamente ha bisogno di conferenze di servizio permanenti affinché si possa arrivare a decisioni ponderate, perfettamente fondate su presupposti compatibili e oggetto della opportuna concertazione, oltre che di una comparazione valutativa dei rapporti costi-benefici per ogni iniziativa potenzialmente valida e meritevole di essere presa in considerazione. Uno dei primi problemi che ovviamente saranno messi all'attenzione è lo stato comunque di degrado, dopo tanti anni anche normale, del patrimonio edilizio enorme che c'è all'interno della base, perché c'erano 4.000 alloggi che hanno ospitato fino a 11.000 soldati americani e ovviamente bisogna riqualificare quel patrimonio a seconda ovviamente dei progetti di destinazione che ci saranno. Quindi il comune di Comiso si trova ad avere, ancorché un comune di 30.000 abitanti, ad avere un ruolo centrale importante, come lo ebbe ovviamente a suo tempo per via della base missilistica, anche se nella fase storica calda di quella vicenda ovviamente il comune era uno spettatore passivo, in quanto facevano ovviamente il bello e il cattivo tempo, potremmo dire il governo italiano, ma non era neanche così, perché ovviamente la NATO e la parte americana della NATO erano molto più preponderanti e quindi ovviamente da quel punto di vista la città fu tagliata fuori. Oggi invece il comune di Comiso è protagonista, è titolare di questo patrimonio immenso ed è importante che anche in una fetta più ampia del proprio territorio si possano trovare i criteri di percorso comune e la ratio delle scelte, perché questa è una grande opportunità storica.
La lotta alla mafia dà risultati molto tempo dopo che la mafia, appunto combattuta, ha realizzato i suoi assetti di potere e messo a segno i suoi colpi nella caccia al suo business, sempre mutevole. In questi mesi, per esempio, abbiamo scoperto cosa sia stata la mafia dopo la caduta dei corleonesi Totò Riina e Bernardo Provenzano su tutto. Da una parte l'ultima inchiesta antimafia, dall'altra le anticipazioni sulla relazione dell'anno giudiziario in Sicilia ci prospettano il nuovo identikit della mafia siciliana. È importante conoscerlo, anche se ovviamente la possibilità di conoscerlo si palesa sempre con molto ritardo, cioè rispetto al momento in cui le cose accadono, per cui è sempre una fotografia non più attuale quella della quale si dispone, ma in ogni caso non c'è altra soluzione, perché come abbiamo più volte detto è chiaro che su questo fronte dice la storia senza neanche molti mezzi termini, è quasi impossibile, cioè, scoprire le dinamiche interne della mafia, gli avvicendamenti, gli assetti di potere, i personaggi, se non quando c'è qualche collaboratore di giustizia, il cosiddetto pentito, che la racconti dall'interno, perché fino a quando non c'è un pentito è chiaro che la chiusura e il tasso di omertà e il modus operandi sono tali per cui non filtra nulla. Quando c'è questa possibilità, ovviamente nel frattempo sono passati tanti anni e ovviamente quindi lo scatto è datato. Ecco, comunque questo è uno scatto interessante, perché dopo l'uscita di scena, non tanto per gli arresti, perché per alcuni anni, anche dopo l'incarcerazione, sia Riina che Provenzano comunque ancora riuscivano in qualche modo ad esercitare una influenza, anche senza poter comunicare sulle strategie della mafia, ma quando evidentemente a tutti sembrò abbastanza chiaro che non ci sarebbe stata più un'altra occasione né per Riina né per Provenzano, ovviamente la loro sfera di influenza sempre più venuta meno e quindi quelle organizzazioni hanno cambiato pelle. Oggi scopriamo come. Si torna alla fase storica che precedette l'avvento dei cosiddetti corleonesi sanguinari. Un avvento che risale alla fine anni 60, primi anni 70, quando al vecchio potere del boss Luciano Liggio, anzi all'anagrafe Leggio di Corleone, subentrarono i suoi picciotti fidatissimi, tra cui appunto Riina e Provenzano, i quali alzarono l'asticella della loro ambizione criminale sanguinaria molto più di quanto mai avessero fatto prima, cioè i suoi concittadini e i suoi, come dire, compagni di avventure drammatiche e sanguinarie, e riuscirono a sconfiggere militarmente e a battere, ad uccidere, a fare scappare comunque tutti i boss dei salotti buoni di Palermo, che invece esercitavano il potere mafioso in un altro modo. Questa fase è durata a lungo ed è durata fino sostanzialmente agli arresti di Riina nel 93 e poi di Provenzano nei primi anni 2000. Subito dopo però la realtà è cambiata, perché non ci sono più omicidi di mafia, non vengono neanche progettati omicidi di mafia o anche semplicemente pensati, lo dice proprio la relazione dell'anno giudiziario, perché c'è una Pax interna nella quale le famiglie mafiose prosperano e tra le nuove frontiere del business criminale, appunto ci diceva il servizio, le scommesse online, che peraltro, e questo è un fatto preoccupante, a differenza di altre attività tradizionali come lo spaccio della droga e le estorsioni a tappeto, non sono localizzate nel territorio in cui le famiglie mafiose sono radicate, ma ovviamente si espande dovunque, tant'è che da questo punto di vista la mano di Cosa Nostra, o comunque di Cosa Nostra nelle fattezze degli anni attuali, quindi del 2019 oggi possiamo dire, è capillarmente diffusa in tutta la Sicilia, in tutte le province. Le inchieste lo hanno svelato, arresti e agenzie che si prestavano alla rete sono state trovate in ogni provincia, compresa Ragusa, e l'operazione Game Over delle settimane scorse, e quindi questo è un dato allarmante per un verso, ma che comunque bisogna tenere presente se si vuole conoscere bene ciò che ovviamente bisogna combattere, ovvero la mafia di questo tempo. La stagione invernale probabilmente lo ha reso spoglio, ma qualcuno ne ha tagliato certamente i rami. È l'albero dedicato alla figura e alla memoria di Giovanni Falcone. Si trova nell'area dell'istituto scolastico Enrico Fermi, tra un muretto e un cancello. Nei dintorni attività edilizie che reclamano spazio. E così per l'albero di Giovanni Falcone potrebbe non esserci più spazio. L'albero noi non lo abbiamo reciso. L'intenzione era diventato troppo...
Sì, l'allarme è scattato prontamente, forse anche al di là, cioè, della gravità specifica delle ragioni che lo hanno determinato, perché ad un certo punto, ad uno sguardo attento, il famoso albero Falcone, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, e con una targa appunto posizionata a testimoniare questa dedica specifica, è stato visto tagliato. Ovviamente siamo nella stagione invernale, i rami erano secchi, ma i rami comunque erano stati tagliati. La dirigente dell'istituto ha spiegato bene i termini della questione, probabilmente non c'è stata nessuna azione dolosa in questo senso, e questa comunque è una buona notizia rispetto all'allarme iniziale. L'albero è posizionato tra un cancelletto e il giardino, ma anche uno spazio esterno in cui ovviamente ci sono altre attività, forse anche, come dire, di costruzione, quindi probabilmente c'è stato un taglio anche di carattere normale. Però siccome quest'albero a suo tempo fu piantato ed esercita appunto una grande funzione di testimonianza anche rispetto alla visione della intera comunità scolastica e non solo, che ogni giorno frequenta quello spazio, è importante rinverdire questa testimonianza, e se lì non ci sono più le condizioni ideali, anche da un punto di vista naturale, perché l'albero resti maestoso come deve essere, perfettamente visibile e integro anche nella sua immagine, è bene appunto che si provveda, perché ha rivelato nel tempo questo insediamento di esercitare una funzione positiva anche di attrazione e di attenzione rispetto al valore appunto della memoria a cui è dedicato, e quindi anche se l'allarme così potesse in qualche modo rivelarsi eccessivo rispetto alle prime segnalazioni che sono apparse sui social, è bene appunto che si faccia tesoro di questa esperienza, e che attraverso un albero la comunità scolastica di un istituto importante come il Fermi di Vittoria possa rigenerare anche su basi nuove sul piano fisico questo valore appunto della coscienza e della memoria, anche perché gli alberi hanno una funzione importante, non soltanto quella naturale propria. Abbiamo visto nelle settimane scorse a Comiso la vicenda degli alberi e dell'asilo Don Bosco, è un'altra vicenda, però comunque gli alberi fanno sempre bene, e quello di Falcone può fare sicuramente ancora meglio. È ancora viva l'impressione suscitata dall'incidente della scorsa settimana, con 6 feriti e 3 morti, tra i quali un agente della polizia stradale e un camionista di Comiso, Salvatore Caschetto. Per l'incidente, tra gli indagati, un altro camionista di Comiso, il cui tir avrebbe cosparso d'olio la carreggiata. A partire dal... Sì, i giorni scorsi sono stati funestati anche dalla gravità di incidenti drammatici che hanno sterminato vite umane, ricordiamo quello di Ispica, ma qui il tema comunque diventa un altro, perché nelle autostrade siciliane, la Catania-Messina in due occasioni e la Catania-Palermo nell'altro, hanno svelato tutta la loro pericolosità. Il primo dei grandi incidenti in questi tratti autostradali fu quello in cui persero la vita 3 persone, tra cui un poliziotto e tra cui anche un camionista di Comiso, ma con tanti feriti. E il problema però non si è chiuso lì, nel senso che sicuramente ci sarà stata un fattore specifico, la responsabilità di qualcuno, come per esempio di quell'altro camionista di Comiso, il cui tir ha perduto grande quantità di olio sulla carreggiata, e quindi rendendola pericolosissima, e proprio lì è avvenuto il primo impatto che ha provocato le 3 morti e le 6 persone ferite. Ci possono essere anche altri gravi errori o comunque negligenze o violazione delle norme da parte del codice della strada, come in occasione di altri incidenti, però questo sta accadendo in un contesto di arterie che sono tutt'altro che sicure. La situazione dell'autostrada Catania-Messina è drammatica, così come lo è quella della Catania-Palermo, tamponamenti a catena, mezzi pesanti coinvolti, e questo perché c'è un concorso di percentuale di fattori tra sicuramente l'errato comportamento da parte di qualche conducente, ma anche le condizioni critiche delle arterie. E qui il problema diventa di gestione e anche politico, perché si tratta di autostrade la cui competenza è del CAS, il Consorzio Autostradale Siciliano, che ha svelato in tutta la sua storia in Sicilia i limiti gravi da cui è affetto, l'essere un carrozzone politico clientelare, un luogo dorato per politici trombati che devono proseguire la carriera, cioè in altre forme, un luogo in cui tutto c'è tranne che trasparenza ed efficienza produttiva, tant'è che di recente era stata invocata l'ipotesi di un accorpamento con l'ANAS, perché con altri difetti che ovviamente in quanto azienda pubblica l'ANAS presenta, comunque ha in ogni caso una essenza di valore e di know-how industriale completamente diversi, mentre
al CAS c'è soltanto quello che dicevamo, cioè la caratteristica appunto dell'azienda pubblica, bancomat per dirigenti, per persone preposte alla sua gestione e null'altra capacità produttiva. Quindi è un problema che deve fare riflettere, oltre ovviamente agli allarmi urgenti che devono essere raccolti, perché in queste condizioni questa arteria autostradale siciliana non può stare. La sicurezza alimentare prima di tutto. A Scoglitti, dove una consistente marineria ha una lunga tradizione d'attività, l'Istituto Zooprofilattico Regionale avvia un progetto per rassicurare i consumatori e per valorizzare la risorsa ittica con benefici, anche per il territorio, all'insegna della qualità garantita. Ispettori regionali sono stati oggi nella frazione per incontrare i pescatori e gli operatori interessati. Sì, oggi a Scoglitti sono venuti dei rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico Siciliano perché lì c'è la possibilità di realizzare un progetto che sarebbe sicuramente un valore di qualità per il territorio, un progetto sulla sicurezza alimentare, quindi sulla qualità alimentare attraverso l'applicazione di un protocollo che poi dà anche la possibilità di certificazione di qualità sul valore del pescato, appunto in questo caso a Scoglitti. Ovviamente tutto questo è realizzabile non dall'alto e neanche attraverso le leve della burocrazia o della pubblica amministrazione o anche delle risorse che pur ci vogliono, ma ci vuole condivisione dal basso, ci vuole coscienza appunto fattiva da questo punto di vista, partecipazione e collaborazione operativa. Ecco perché un incontro con i pescatori di Scoglitti, che peraltro attraversano una grave crisi per tante ragioni, tra cui anche le pessime condizioni del porto, e quindi hanno risposto a questo appello. Ma è un processo che deve ovviamente essere innervato nell'intera comunità, nel territorio, affinché possa dare i frutti sperati, che sono da un punto di vista di elevazione della qualità e della sicurezza alimentare del prodotto complessivo, che è appunto l'intero pescato che ogni giorno affluisce nel porto attraverso l'attività dei pescatori di una marineria di lunga tradizione, ma poi dall'altra anche l'effetto di valorizzazione economica del territorio. Sono elementi che si combinano ma che richiedono appunto, come dicevamo, il massimo di condivisione. Quello di oggi è stato soltanto il primo step, in un contesto peraltro nel quale i pescatori, come dicevamo, sono fortemente in crisi e lamentano la gravità dei problemi, sui quali torneremo nei prossimi giorni perché li abbiamo ascoltati, e ovviamente c'è un porto sempre in condizione di scarsissima sicurezza, è costantemente insabbiato, è un porto nato male, poi faremo la storia del progetto, rimasto sostanzialmente incompiuto rispetto alla ideazione originaria, con gravissime criticità e con i rifiuti che vengono pescati veramente a tonnellate in acqua, che poi i pescatori altro non possono fare che deporli ovviamente sul molo, ma poi non c'è neanche qualcuno che possa rimuoverli, quindi un problema enorme. Questo è un altro aspetto che si combina perfettamente con le istanze che sono alla base del progetto di qualità alimentare, ma non è pensabile che quel progetto sulla qualità alimentare, sulla sicurezza, possa svilupparsi in queste condizioni. Ecco perché anche il tema della criticità del porto è molto importante, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto questa era l'ultima nostra annotazione sulle notizie del giorno. Grazie per averci seguiti, ovviamente buon fine settimana e appuntamento come sempre a dopo il TG.